Ciao a tutti! C'è la fotocamera sporca? Stasera faremo la festa dell'anno a casa mia e di Rachele. Scusate per queste condizioni orribili, raga, perché cioè veramente sono bruttissima. Ma ieri sono rimasta a Roma e non era prevista questa cosa. Sono appena arrivata a Milano Centrale e ora verrà a prendermi Rachele, perché dobbiamo iniziare a preparare la casa per stasera. E ovviamente ho detto, non posso non portarvi con me, non posso non rendervi partecipe di questa festa, della prima festa in casa, e credo che sarà l'ultima. Ma soprattutto dovrete aiutarmi a votare il costume di Halloween migliore, perché oggi ovviamente è il 31, anche se il video lo pubblicherò. Anche se il video verrà pubblicato di giovedì, come sempre. Primo step: raggiungere Rachele. E l'abbiamo raggiunta. Ciao amore! Ciao amore! Sei pronta per la festa di stasera? Lo so, sfondami la macchina. Problema numero uno: ovviamente non può andare sempre tutto bene, ma figurati, organizziamo una cosa. Io e Rachele, figurati se va bene. C'è stato il diluvio universale e tutte le strade sono bloccate e non riusciamo a tornare a casa nostra perché questa è la situazione. Stiamo praticamente navigando. Allora, per il momento, bevande, bicchieri che non ne abbiamo, salse, mozzarelle, la pinza che vuole cucinare Rachi. Siamo mossi di 100 metri, stiamo andando da Aumai a prendere tipo le luci, l'allestimento. Oddio, ma è già Natale! Incredibile. Noi Halloween e lì dentro è già Natale. Vabbè. Mi sono appena presa un costume da unicorno e penso che Rachele mi sgriderà appena lo vedrà. Cosa hai preso? Questo che ci serviva. Che cos'è? Per appoggiare la pentola tipo rovente. Ok. Questo è per il bagno degli ospiti. Bello, ok. Ok, dei calzini per me. Questo che ci serviva piatto. Mm. E poi le tovaglie da scegliere insieme per la... Questa marrone. Questa? Sì. Io ho preso questo qua. Tu a letto non ci entri. Posso dirlo, miglior acquisto dell'anno. Ragazzi, ho preso questa lucina che stasera vedremo come sarà. Però vedo già tutte le luci sparate contro il muro. Questa qua è la disco. La disco cazzata. Non ti permettere. Ma è Antonio! Perché? Ma cos'è? Ma fidati che stanotte sarà sorprendente. No, fidati, secondo me stanotte grazie a questo si svolterà la serata. Guarda qua, ti metto pure il 2, così a intermittenza. Fammi un passo della disco. Questa non è... Step 3 della festa, i preparativi. 3, 2, 1. Siamo in radio e questo è ciò che vediamo. Ci vogliono fare uno scherzo, ma non sta uscendo molto bene. Daniele, dai, dai, la finisci, ora lo spingo. Ci possiamo girare così. Comunque, in questo momento, pausa dall'allestimento, sono venuta in radio per fare un'oretta con loro. E questa è la situazione. Adesso lo faccio vedere. Bello, eh? Con Ali, gagliettina, dolcetto scherzetto. Siamo pronti anche qua per... Cosa c'è dentro? Niente. Niente. Daniele, la Noe e degli acquarelli per truccarci, ma l'unica che si è fatta qualcosa sono io. Non va via, tra le tante cose. Ma la finite! Ma chi è poi? Ma perché sembra Daniele? Non è Daniele, hai i tacchi. No, non è. Ah. No, è Virgi! Era vestita così. Non lo so. No, paura, raga, paura, paura, poi c'è l'acqua, poi, dai! È arrivato il momento di spostare questo tavolo e metterlo in orizzontale, quindi Rachele, io confido in noi e nella nostra forza, so che ce la faremo. Una tonnellata! Questo... No! Rachele, ci siamo? 3, 2, 1... È arrivato il momento di spostare il divano! Ragazzi, se volete chiamarci per traslochi, noi siamo disponibili. 3, 2, 1. No, scivola! Dai, no! Scivola! Ragazzi, io sto uscendo in queste condizioni perché io e Rachele non sappiamo come vestirci stasera. Cioè, sono le 5, quindi mancano 3 ore. Abbiamo sistemato la casa, mi sono lavata, ho fatto tutto quello che dovevo fare, tranne la cosa principale, i vestiti di stasera. Quindi come ci vestiremo? Boh. Io ora posso solo fare l'immondizia. Questo video qua mi avete visto proprio nelle condizioni peggiori più di me. Raga, uno, mi vergogno andare in giro vestita così, non c'è così. 2, ho tolto il turbante. 3, siamo in coda nei negozi di Halloween, il giorno di Halloween. Cosa ne pensi? Sì. Siamo super in ritardo. Ma raga, ma quanto sono brutte queste macchine. Cioè, sono bellissime, ma fan paurissima. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Che ore sono? Sono ormai le 8, siamo super in ritardo. Questo è il mio look. Occhialine, lenti a contatto, cicatrice finta.
un po' così e sarei tipo la bambola assassina. Ma prima volevo farvi vedere come stiamo allestendo la stanza. Ovviamente è pieno di lucine, quindi ci piace. Poi andiamo in questa parte dove ho comprato, vedete la mia lampada che carina? Sottovalutatissima, invece è stupenda. Luci ovunque, ovunque, le lucine fuori. Poi di qua c'è la cucina dove si mangia. Il di sopra lo lasciamo agli altri. Il cibo l'ho messo qua, ma ancora ragazzi non c'è niente. In questa stanza c'è la nostra Ste che si sta truccando. Bella, amore. Sì, un sacco. Quanto ci hai messo? Cioè, ci hai messo moltissimo a farlo. Sì, infatti sì. Poi ci sono io che per fare questa cagata sono qua dalle 6, va bene lo stesso. Ma quanto invece è bella la nostra Rachel. Sono arrivati, questo è un esercito. Ecco, ma tu c'hai il pigiama, Gio? Certo. Certo, tu non sei vestito. Sarà delusione. Giuse, vieni qua. Ma dove ti viene in mente? Voi da cosa siete travestiti? Tu sei? Io sono un arabo. Un arabo. E fin lì. Ok, Giuli? Gatto nero. Gatto nero. Tu, diavolino? Tu? Non lo so. Sei Iron Man in pigiama? Angelo nero? È arrivato Luca, ma cosa, che cos'è questo travestimento? Maglia. La Rocca di Messi. Ok. Ok. Perché, come se quella da Rocca, perché quella originale sarà sporco di incazzo come una. Ti serviva Alice che faceva il pallone d'oro. E le corna da diavolo perché non avevo tempo. E seconda cosa perché. Non avevi tempo? No, se qualcuno mi dice che il pallone d'oro di Messi è inventato, io divento il diavolo. Benissimo, bene, nessuno te lo dirà. Jack, tu sarai il nostro barman? Quella, vuoi provare la margherita? Io sì. Cos'è la margherita? Tequila contro e succo di lime. Ok, allora va bene, proviamola. Ragazzi, ste così. Attenzione, i capelli, guarda che stai bene con i capelli sì, viola. Sì, ma io me li voglio fare così. No, no, non esagerare. Bella, ma la collana. Ok, hai il collo viola. Oh, hai, hai le macchie del collo, guarda, ti giuro, adesso io cederei. Hai le macchie del collo viola? E calze viola, scarpettine comode, girati. Bene, molto bene. Fateci sapere chi ha l'outfit migliore per adesso. Rams, da cosa sei vestito? Che non si vede. Rams Cupido in azione. E che è tempo d'amore. C'è anche voi. Sono venuto a trovarvi, strano. Tu cosa sei? Io non so manco io cosa sono. Sono tipo uno scheletro uscito male. Correggiamoci. Non sono uscito male solo perché il trucco me l'ha fatto lei. Tu sei il ghepardo. Non potevo dire. Io sono una gattina. La gattina. Tu il diavolo. Diavoletta. Scusate, ma voi cosa avete combinato? Ma cos'è? Non è nulla di strano in me, porca miseria. Ma come hai fatto? In poche parole. Stavamo ballando io e la regina. Ho mangiato la borsa. Ragazzi, non è finto, è vero, il taglio è vero, cioè sangue è vero. Ah, quanto sei delicato! Questo è il fine serata, sono le 3 del mattino, abbiamo pulito tutto, siamo stati bravissimi. Dani finisce di pulire con Stefani che canta, veramente. No, Samara, se per info e col... per info e collab, Daniele, Ganna. Daniele è bloccato in cucina perché l'ha lavato. Come mi muovo? Come di nuovo? Salto e arrivo in braccio aperto. Non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Né scendere né salire. Rimango qua.